continua a far discutere San Valentino, il giorno più romantico dell'anno. C'è infatti chi sostiene che le dimostrazioni di affetto non debbano sottostare ad alcuna ricorrenza e che si tratti solo di una trovata commerciale. Chi invece ne approfitta per festeggiare scambiandosi qualche regalo, trascorrendo più tempo in compagnia della persona amata. In entrambi i casi, comunque, c'è libertà di decidere se celebrare o meno il 14 febbraio, scelta non consentita in alcuni paesi orientali, in cui è stata vietata la ricorrenza, considerata una volgarità importata dall'Occidente, una festa per promuovere l'immoralità, l'indecenza e la nudità. Ma torniamo in Italia, dove secondo Google le ricerche collegate al San Valentino sono cresciute di oltre il 25% rispetto al 2016, e a ricorrere al web per cercare del regalo sono principalmente gli uomini, che iniziano con grande anticipo la ricerca. Fiori, peluche e lingerie rimangono i regali più gettonati. Chi invece decide di sfuggire al solito copione attraverso i dispositivi mobili cerca i migliori ristoranti dove festeggiare il San Valentino con la propria metà. Secondo una recente indagine, quest'anno sarebbe il 20% degli italiani a festeggiare la ricorrenza, e 2 su 3 non hanno dubbi, la cena resta la scelta migliore. Ha già ricevuto un regalo per San Valentino? La promessa di matrimonio per il matrimonio nostro. Avete scelto proprio questo giorno, come mai? Sembra il giorno ideale per fare una promessa di matrimonio, no? Direi. Questo è stato il regalo che abbiamo ricevuto oggi, farci una promessa di matrimonio. Ha pensato ad una sorpresina per sua moglie? No. Regali? Non se ne fanno più, dopo i 30 anni non se ne fanno più. Signora, neanche una rosa? Mi ha regalato il cuoricino con il cuoricino con i cioccolatini che non posso mangiare. Una bella buffata al ristorante. Gli oggetti a quest'età non servono più. Una bella passeggiata al sole, si rivede il mare. Poi abbiamo a pranzo, perché siamo nell'entroterra, e poi a pranzo. Che abbiamo già prenotato, e quindi ha pensato a tutto lei? Sì, ma guarda, sono 47 anni che ci pensa, mica è la prima volta. Come tutti gli altri giorni. Oggi è San Valentino. Oggi è San Valentino, ma per noi è sempre San Valentino ormai.